siamo volontari di Radio Maria e stiamo cercando volontari per le sedi di Radio Maria. Inginocchiati per bene, adesso di le preghierine, non dubitare mai nell'esistenza del Signore, lascia stare le tue fantasie sessuali di bambino, quante volte ti sei masturbato il pistolino. Compilando questo modulo puoi richiedere il giornalino gratuito di Radio Maria, perciò lo compilo. No, non è gratuito. Sì, è gratuito però se si però vuole si se si vuole si può dare un'offerta. Allora compilo il modulo per ricevere il giornale trimestrale di Radio Maria, gratuito, ma se vogliamo con un contributo, che darò sicuramente. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle tonnellate di oro e delle vostre banche. Una chiesa privata, in linea con gli umori della destra italiana, confidente di banchieri e imprenditori. È il volto di Comunione e Liberazione che ogni anno si ritrova a Rimini in nome dell'amicizia e ne esce rinnovata negli affari. Comunione e Liberazione oggi ha uomini chiave negli istituti di credito, banche e fondazioni. Il segretario della Democrazia Cristiana De Mita li definì teologi d'estate. Oggi si sono trasformati in affaristi tutto l'anno, al di là dei giovani volontari, sfruttati e manipolati, e a cui va sinceramente il mio pensiero. Ho trascorso 12 ore al meeting di Rimini 2011, 12 ore fra integralismi cattolici, voti di castità e tanta amicizia. Le vie cui il Signore si è che mi prende qui sono tutte. Io ho conosciuto il movimento per la questione di Moroi. Il meeting è una grande fiera in cui Cristo è uno dei prodotti. Si vende tutto senza distinzione. Automobili, le monete con la faccia di Papa Ratzinger, batterie di pentole, il folletto, la maglietta 2011. Non sono su Facebook, ma possiamo essere amici lo stesso. E poi accendini e tazze. Ciò che mi colpisce sono soprattutto gli sponsor. Intesa San Paolo, una banca armata che nell'ultimo anno ha investito in commercio di armi quasi 1 milione di euro. Treni a alta velocità per arrivare primi nella devastazione del territorio. Novartis, la multinazionale svizzera che ha inventato il Ritalin, metilfenidato dato ai bambini troppo vivaci, una bomba che fino al 2007 era classificata insieme all'eroina e oggi è diventata curativa. Eni, che con l'amministratore delegato Paolo Scaroni si batte per il ritorno dell'Italia al nucleare. Paolo Scaroni è quello arrestato nel 92 per tangenti. Patteggiò 1 anno e 4 mesi, le tangenti gli servivano per appalti Enel. E poi Finmeccanica, che nel 2010 ha incassato più di 18 miliardi di euro, in maggioranza per aerei ed elicotteri da combattimento. La guerra non va in crisi, anche grazie al meeting di Comunione e Liberazione, con il marchio Finmeccanica sulle magliette di ognuno dei 3.200 volontari. Il casinò, anche se la dipendenza da gioco d'azzardo è una patologia riconosciuta e curata dai servizi tossicodipendenze della ASL. Possiamo dire qui nell'ambiente di CL che i soldi non sono più lo sterco del diavolo. No, chiaramente no. E la Nestlé, conosciuta per le confezioni di latte in polvere regalate agli ospedali, una pratica vietata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che secondo l'UNICEF porta alla morte di 1,5 milioni di bambini ogni anno. Vedo è tutto sponsorizzato Nestlé, da dove si siedono i bambini, a che cosa guardano. Perché lo fa Nestlé in questo caso, se lo facevi te magari ti scrivevano il tuo nome, l'ha fatto Caio Sempronio. Però non lo so. Nestlé promuove questi programmi per l'alimentazione e per l'acqua. È venuto Silvio Berlusconi 4 volte. Ora è 2 anni che non viene invitato, è cambiato qualcosa rispetto al movimento? No, che mi sappia no. Io l'ho votato con Teresa, è segreto, no, posso dirlo, tanto l'ho fatto io. Enrico, una soddisfazione il meeting? Sì, è un grande meeting quest'anno. Tutto quello che viene prima l'amicizia. Con l'amicizia, e poi con l'amicizia nascono le cose. Quando una persona condivide qualcosa che per noi è grande, per noi è un amico. Io mi sono sempre accorta che seguendo e obbedendo comunque a quello che ho davanti è molto più facile vivere. All'inizio venivo per gli amici, perché mi divertivo e poi perché è un'esperienza interessante. Adesso vengo perché è l'unico modo che ho per stare con i miei amici. Noi siamo molto aperti perché per esempio noi abbiamo un'amica che è dell'Azione Cattolica, cioè proprio nostra amica, non facciamo discriminazioni. Università Cattolica del Sacro Cuore, in cosa differisce rispetto a un'università non cattolica? Fino a poco tempo fa bisognava portare addirittura il certificato di battesimo. No, e poi la formazione cattolica è molto perciò importante. Perciò non era aperta a tutti.
inizialmente bisognava portare il certificato di battesimo, per cui chiaramente un musulmano non battezzato non poteva frequentare l'università cattolica. Noi siamo la compagnia di Piloschi del Beato Pier Giorgio Frassati. Non conformarsi a tutto ciò che il mondo ci dice, cioè che magari una scuola deve essere pubblica per forza, e per questo abbiamo fatto apposta una scuola privata. Come definirebbe il suo rapporto con Comunione e Liberazione con tre aggettivi? Che a me riempie la vita. E l'aggettivo dov'è? Riempie. Tre aggettivi per scrivere. Tre aggettivi. Allora. E cavolo, da pensarci. Arricchente, divertente. Lei personalmente è favorevole a degli accordi con la destra nel fascista oppure no? Ma se è per difendere la vita, perché no? Vabbè, continuiamo sempre così. Com'è la vinta da GSINE? Bellissima, stupendo. Senti, è tutto il discorso legato alla castità? Parlare di castità nel XXI secolo è parlare di futuro? Sicuramente sì, ce n'è un bisogno estremo. Ma è tutto il discorso di Comunione e Liberazione legato invece alla castità? Alla castità. Che cos'è la castità? E questo è proprio il demonio che tenta. La Chiesa che non paga l'ICI. Non c'è niente da dire. Niente da dire. No. È giusto che la Chiesa non paghi l'ICI. È una domanda un po' delicata. Rispetto alla possibilità che la Chiesa paghi l'ICI, voi siete favorevoli o contrarie? Dipende da quale ICI. Per ora non ne paga nessuna. Ecco, se non è commerciale il lavoro che si svolge, è bene che lo si paghi. Ok. Lei che cosa pensa? La stessa cosa. Grazie. Per pagare, cioè noi l'aiutiamo, nell'8 per 1000 lo do alla Chiesa, quindi mi sembra una sciocchezza far pagare l'ICI alla Chiesa. Io credo che la Chiesa dovrebbe pagare l'ICI, diventerebbe una Chiesa più povera, forse avremmo le chiese più piene di cristiani convinti e torneremo forse davvero a quelli che sono i valori del Vangelo. Beh, la compagnia di opera, cioè ti dico una sintesi così, sono, posso dire, è un insieme di forse sbaglio, comunque forse anche un insieme di aziende messe insieme, ecco, cioè la compagnia delle opere, ma io sono, riesco di dire. Che si fa all'interno della compagnia delle opere? Non lo so. È un'organizzazione che racchiude 34.000 imprese. Tu non credi che questo infisci anche nel processo democratico e del libero mercato il fatto che abbiano delle agevolazioni particolari le imprese che ne fanno parte? Non lo so. 41 sedi in Italia e in altri 17 paesi. 34.000 sono le imprese socie. Il fatturato complessivo è stato stimato in 70 miliardi di euro. È la compagnia delle opere. La compagnia delle opere non è assimilabile a Confindustria perché non è di natura universalistica. E se è vero che chiunque può affiliarsi, è anche vero che può farlo solamente sposando un sistema di valori religioso estraneo alle altre organizzazioni. Lo scopo della CDO non è solo quello di tutelare le imprese socie, ma quello di costituire una potentissima lobby in grado di condizionare le scelte politiche in chiave confessionale. È lo stesso presidente Giorgio Vittadini a dichiarare: lo scopo di un'impresa eccede gli scopi dell'impresa stessa. Rischia di perdere quella che era la sua origine di solidarietà e di compagnia, sta diventando forse un po' troppo business. Non sempre i soldi sono lo sterco del diavolo. Esatto, esattamente. Allora, fare il volontario significa mettere in atto il carisma mariano. Il carisma mariano rispetto al problema delle antenne di Radio Maria e i tumori dei bambini? Guarda, su questo non sono molto preparato. Salutiamo da Radio Maria. Ciao. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle chiese piene d'oro e delle banche. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle tonnellate di oro e delle vostre banche.